riconfermarsi è sempre più difficile piuttosto che vincere la prima volta. E sono state gare molto impegnative, e sono state tutte e due con l'arrivo in volata. Nei 100 ho perso l'argento, però nei 50 non volevo ripetere la stessa cosa, quindi ho messo tutto me stesso e quindi sono assolutamente soddisfatto di queste due medaglie che prima della partenza per Parigi, insomma, se fosse arrivata una sarei stato super contento, sono arrivate due di cui un argento, per cui meglio di così non potevo sperare. Ogni Paralimpiade ha un po' un gusto a sé, Rio è stata la mia prima, quindi c'era un misto di emozione veramente incredibile. Tokyo purtroppo non ho potuto condividere la festa con nessun altro perché non c'erano tifosi, non c'era nessuno per poterci vedere. E entrare in questa piscina a Parigi è stato veramente qualcosa di magico, con le persone veramente molto vicine agli atleti su piano vasca, e è stato veramente molto molto emozionante. Ma per il mio futuro immediato vedo la fine del mio dottorato, che è a fine anno, che è durato 3 anni, quindi quasi come un'Olimpiade, Quasi una come un'Olimpiade. Paralimpiade. E poi appunto mi prenderò un periodo per riprendermi un po' fisicamente dalle fatiche di questo periodo e poi deciderò quello che sarà il mio futuro, non mi precludo niente. Los Angeles è molto affascinante e attualmente 4 anni sono lunghi da guardare. L'anno prossimo abbiamo i mondiali a Singapore che sono altrettanto affascinanti, quindi intanto finisco il dottorato, mi riprendo un po' e poi deciderò con calma. Secondo me sono uno degli eventi più importanti in assoluto perché al di là delle nostre soddisfazioni personali, delle medaglie che vinciamo noi come atleti singoli, è altrettanto, anzi sono fondamentale la visibilità che dà il Movimento Paralimpico e far vedere anche ad atleti anche con disabilità molto importanti come può essere la mia, che con l'impegno, la dedizione e il sacrificio si possono raggiungere obiettivi molto importanti e anche se non si dovessero raggiungere, però porsi un obiettivo, avere un sogno concreto per cui lavorare fa veramente cambiare la vita come lo è stato per me.